your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bentornati in un nuovo video, come state? Allora, oggi è domenica 1 maggio, la festa dei lavoratori, quindi auguri a tutti i lavoratori. Scusate questa mise molto molto casalinga, ma dicevo, ormai siete abituati a vedermi più o meno in queste mise. Comunque tra poco vado a lavarmi i capelli, mi sono messa questa giusto perché veramente ho dei capelli pietosi. Allora, stamattina la mattinata è iniziata diciamo uguale a tutte le altre, quindi ho fatto le solite cosine che sapete della mattina, quindi ho pulito la camera, il bagno, ho fatto arrangiare, ho preparato le pappe, infatti è tutto pronto, ho dato un'altra sistemata alla cucina, ho fatto arrangiare giù e ho sistemato la stanza giù e poi sono uscita con mio marito, avete visto la clip, siamo andati a prenderci un caffè al bar insieme, cappuccino brioche sapete, e l'ho preso poi da asporto anche per mia suocera. Alex era a casa che dormiva, adesso è uscito con mio marito perché la domenica ha catechismo dalle 10 alle 11 meno un quarto circa, e poi c'è la messa alle 11 fino alle 12 e solitamente andiamo sia io che mio marito. Io poi mi fermo giusto fino alle 11 e mezza, poi torno a casa perché comunque poi c'è la pappa dei gemelli e lui poi rimane lì con lui fino alla fine. Solitamente, salvo cambiamenti di orario o altro, facciamo così. Difatti adesso finisco il video, vado a farmi una doccia veloce così poi vado in chiesa, insomma.
sono i gemellini, belli vispi, con un po' di raffreddore, quindi non vi dico, un po' di tosse perché è un continuo cambiamento di temperatura e quindi di conseguenza loro ne risentono subito. Comunque, detto questo, dopo che sono tornata dal bar, ho pulito il frigo perché domani è lunedì 2 e vado a fare la spesa, penso proprio alla Coop. Sto pensando se provare all'IO, ma non sono sicura. Comunque penso più alla Coop e quindi mi sono pulita il frigo un po' più velocemente perché comunque l'ho pulito a fondo un paio di settimane fa, quindi è bastata dare una bella pulita con alga e con alcol. E niente, questo video è un po' questa domenica un po' con noi. Quindi ho un po' di prodotti anche da farvi vedere, un po' di prodotti finiti, un po' di prodotti preferiti, non c'è tantissimo, ma preferisco così possiamo soffermarci meglio sui prodotti. Allora, iniziamo. Finito il super fustone della Biopresto da 80 misurini, compro quasi sempre questo, mi trovo molto bene, lo trovo spesso in offerta a 8,95, altrimenti viene sui 12 euro. Non fa palline, se le fa è perché magari io lo appoggio sul pavimento, non avendo ancora trovato il contenitore adatto, di conseguenza crea un po' di umidità e magari mi fa la pallina all'interno della vaschetta della lavatrice. Ma in ogni caso metto magari direttamente nel cestello della lavatrice e quindi poi il problema non c'è. Quindi questo qui è assolutamente tra i miei preferiti, altrimenti compro spesso quello della Sole. Qualcuno è arrivato che ha accompagnato Alex Amici! e si deve fare il caffè. In realtà mi ha fatto, posso farmelo? Sì, dai, glielo concediamo. Quindi questo qui è assolutamente tra i miei preferiti. Finiti 1, 2, no, sì, a 3. Allora, ho provato, sapete che tra i miei preferiti c'è l'ammorbidente della Home Circus del Scusate Dottor amici, tanto che mi ascolta di sangue fresco finito nel frigorifero, io adesso fare un po' di sangue vegano. Sangue vegano. Sì, sì, Cosa sì. sarebbe il caffè? Caffè, sì, a posto del mio sangue si ascolta, scusate, molto. Povero uomo trascurato, Buon dai. proseguimento. Grazie. Sì. Fatta la sua piccola entrata in scena, andiamo avanti. Allora, prodotti preferiti ammorbidente Home Circus del Tigotà. Sono rimasta scioccata, come sapete, alcuni di voi lo sanno perché l'ho già detto. Costava 1,25 euro, adesso è zompato, tra virgolette, 1,79 euro. Comunque rimane tra i più economici, ma allo stesso tempo con un profumo veramente molto persistente che utilizzo anche per i gemelli tantissimo. E ho provato la profumazione alla ciliegia Sherry Candy. Solitamente io utilizzo tutte le profumazioni sul blu. Fatto il caffè. Mi fai parlare? Grazie. Io finire subito, mia scorta di sangue e andare via fuori di bolle. Bravo. Scusate, comunque questo qui credevo non mi sarebbe piaciuto perché io utilizzo sempre quelli blu. Hai finito? Sto imparando il dialetto da mia cugina Dracula o Draculino di Milano. Vado via il chap. Possiamo fare. Comunque veramente molto buono e pensavo veramente che non mi sarebbe piaciuto, invece anche questo è entrato nei miei top dei preferiti. Arrivederci. Dopodiché ho concluso il Mon Amour, che sapete che è assolutamente mio preferito perché è quello che rimane più a lungo come profumazione nei vestiti, nei capi, soprattutto quando lavate le tende, i cuscini, le lenzuola, mamma mia. Però per i gemellini non lo uso perché secondo me è un po' troppo forte, non vorrei che dia fastidio. Finito, allora. Le papere Dac, che sapete sono le mie preferite per il WC, perché secondo me il loro profumo è equivalente a quello di un ammorbidente, pulisce benissimo, è un bel colore intenso blu che mi dà soddisfazione quando lo applico, quindi assolutamente il mio preferito. Questo qui mi è piaciuto molto, è un detergente per i pavimenti, 99 centesimi, quindi prezzo super, dice che è anche antibatterico e con anche l'alcol, ha un ottimo profumo. Vi dico la verità, ho finito la
la DAC WC, insomma, e ho messo un po' di questo all'interno del WC, che ogni tanto faccio così quando magari finisco il detergente. Se non ho neanche più candeggina, metto un po' di detergente per i pavimenti, giusto magari per dare un po' di profumo, insomma. E devo dire che comunque ha lasciato veramente molto lucido poi all'interno del WC, quindi più che promosso. Ho finito l'alcol, pagato una cifra, secondo me 1,79 euro. L'ho usato soprattutto nel periodo quarantena e ho riscoperto il piacere di utilizzare l'alcol nelle pulizie perché era veramente tanto che non lo utilizzavo. Lucida, sgrassa, sicuramente ha un odore un po' forte, quindi magari con i bambini piccoli non è il massimo, però a me piace tantissimo l'effetto che lascia. Me lo ero dimenticata perché era tanto che non lo acquistavo. Ho scoperto che la Mukina, soluzione disinfettante che uso quando metto a freddo i biberon e i ciuci dei gemelli per sterilizzare, è diventata la mia preferita. Preferisco questo al classico sterilizzatore Kiko o Neutromed. Neutromed mi pare che sia l'altra marca, forse ho sbagliato, quella del Tigotà, insomma. Questo qui costa 6,99 euro, è un litro, mi è durato tantissimo perché ne basta veramente poco e mi dà la sensazione che disinfetta meglio degli altri. Quindi, quando finirò quello della Kiko per sterilizzare i biberon, ricomprerò questo perché è in assoluto il mio preferito. Bagno schiuma marchio COP 97 centesimi, è tra i miei preferiti. Compro spesso quello rilassante alla lavanda o quello delicato, insomma, sono tutti veramente molto buoni. 500 ml e un prezzo super perché è sempre 97 centesimi. Questo è diventato assolutamente il mio preferito, non ce n'è più. Proprio più. L'ho scoperto in quarantena e un multiuso igienizzante Chantecler non lascia aloni. Non vedo l'ora domani di rincomprarlo perché proprio lascia pulito, pulisce benissimo. Io lo uso sul top della cucina, nel lavandino, sul gas, sui seggioloni, sul tavolo, sulle sedie. Quindi ultra promosso, credetemi, è buonissimo. Questo è l'unico prodotto che boccio quando è detergente bagno. Allora, è di questo colore qui, quindi ricorda molto il Vetril. Tant'è che io ho preso e l'ho spruzzato sul vetro dello specchio del bagno. Non vi dico la fatica che ho fatto per rimuoverlo perché mi sembrava quello per i vetri, invece è per il bagno. A parte questa cosa che è una sciocchezza, non mi è piaciuto per niente. Penso di averlo comprato al Tigotà, sì, perché la marca è quando è, però per me è bocciatissimo. Non pulisce e sembra veramente un detergente per fare la polvere. Quindi assolutamente no, l'ho finito perché a me non mi piace buttare, però ho fatto fatica. Uno dei miei preferiti, intimo, detergente intimo che compro per tutta la famiglia Alex incluso, è veramente buono, costa poco e ha un ottimo profumo. Candeggina, non mi soffermo molto, secondo me è da avere sempre in casa per la doccia, le fughe, per il WC, per lavare ogni tanto magari a terra quando hai voglia proprio di vedere sgrassare bene. Quindi ottima. Allora, adesso devo parlarvi dei prodotti che ho scoperto che non sono finiti ma che sto amando. Ok, allora voi sapete che, perché ho anche questo qui, che è il detergente che utilizzo all'interno della mia Tineco e me l'hanno inviata, è praticamente una scopa che aspira e lava. E c'è il suo detergente speciale, diciamo, da utilizzare. Credevo fosse una ciofeca, invece no, perché è veramente efficace, pulisce bene. L'unica cosa, non ha molto profumo. E quindi quando lavo con quella, magari a terra spruzzo un po' di sgrassatore, ultimamente quello alga, in modo da sentire il profumo. Altrimenti è veramente molto buono. Ne parlo perché comunque ogni tanto in direct mi chiedete informazioni sulla mia scopa Cecotec, quella per aspirare, che uso anche per il divano,
E quella della Tineco. Allora, sulla Tineco purtroppo il codice sconto è concluso, nel senso che è scaduto, non è più valido, ma quello per la scopa Cecotec, per la macchina del caffè o per altri prodotti di quell'azienda è sempre valido, ancora valido fino a Natale, e lo sconto è del 5%. Non è tantissimo, però magari se qualcuno di voi vuole comprare, sa che può utilizzare, si chiama Casa di Adriana 5 e quello vi dà il 5% di sconto. I prodotti Cecotec io mi sto trovando molto bene, la scopa in particolar modo la uso sempre, aspira benissimo, aspira anche per dirvi i pezzettini di cracker che comunque con i gemelli mi vanno sempre in giro, quindi magari non sempre mi accorgo e li raccolgo a mano, e con quella non ho problemi, non si intasa, non succede nulla, insomma, e aspira molto bene anche il divano, quindi ve la consiglio. Ne parlo perché comunque più di una di voi me l'ha chiesto in privato, quindi vi saluto, ho diciamo speso queste due tre paroline, vi ricordo che il codice sconto è attivo e quindi se volete utilizzarlo siete, insomma, siete libere e tranquille di poterlo usare. Ecco, detto questo, ho ancora tanto così di questo Chantecler sgrassatore disinfettante. Allora, appena utilizzato, ho detto lo amo. Dopodiché, ovviamente, i detersivi si scoprono col tempo. Questo qui, a differenza di questo, lascia gli aloni, quindi lo devo sempre risciacquare e per me è un po' una scocciatura, nel senso che mi fa perdere tempo e quindi io preferisco molto di più questa. In ogni caso, questo qui è un ottimo profumo e pulisce veramente molto bene, non mi posso lamentare per quello, anzi lascia bello lucido, potete usarlo in bagno, in cucina, sui seggioloni, come questo, dappertutto, quindi anche nei bagni. Potete anche lavare a terra, presidio medico chirurgico, quindi non c'è nulla da dire. Ma se devo scegliere, scelgo questo perché questo non lascia aloni. Una passata, una bella grattata e via. Questo qua bisogna risciacquare, tutto lì. Infine, prodotti alga. Prodotti alga li sto amando e spero non mi finiscano mai. No, sto scherzando. Allora, fatica a trovarli, sì, tanta. Li ho trovati al tulipano dopo una mattinata di ricerca in quattro negozi. Al quarto li ho trovati. 2,45 l'uno, quindi comunque insomma un bel prezzo. Perché mi pare che questo 1,79 in offerta, 2,25 prezzo pieno. Allora, io i prodotti alga in queste settimane li ho usati un po' dappertutto. Oggi ho anche pulito il frigo. Mia suocera se n'è innamorata per pulire le scarpe di Alex. Lei quando torna a casa, Alex prende questo, va lì, spruzza e gliele pulisce. Le fa tornare bianche. Alex ha le scarpe da Adidas classiche bianche che tornano nere ogni volta che va a scuola. E con questo due spruzzate, credetemi, va via. Ma ho lasciato anche il video. L'ho provato sul tessuto del divano e me l'ha pulito veramente molto bene, perché vuoi non vuoi sale il cane, per quanto non lo facciamo salire molto perché comunque i gemelli giocano tanto lì. L'ho usato dappertutto in cucina, l'ho usato nel frigo, ho usato questo per lavare a terra, lo uso spesso per lavare a terra, ho fatto il bucato in lavatrice con questo, ho messo a mollo delle mutandine con questo, credetemi che manda via veramente le mani. Io l'ho provato anche per qualche macchietta di sangue, insomma, chi è donna mi può capire. Ho messo in ammollo con mezzo misurino perché credetemi che ne basta veramente poco e ha fatto andare via tutto. Quindi, insomma, magari anche se capita nelle lenzuola o cose, è un piccolo consiglio che insomma vi do. Quindi lo sto letteralmente amando. In più avevo questo, non me lo ricordavo più, l'alcol. Quando l'ho visto ho detto wow mio, perché veramente l'alcol ha fatto un lancio di prezzo che è esagerato e sproporzionato. Comunque, insomma, ragazze, questi sono un po' i prodottini, non sono tanti perché volevo soffermarmi un po' di più su alcuni di loro. Quindi adesso mi vado a fare una doccia veloce, poi concludiamo insieme la domenica. Ho preparato il sugo con gli involtini di Lonza, quindi buonissimo da fare con la pasta, quindi classico sugo della domenica. E nulla, sono le 10:15, mi vado a fare una doccia lampo che poi devo raggiungere Alex in chiesa, vado con mio marito, andiamo a messa. E quindi nulla, ci riaggiorniamo dopo e spero tanto, insomma, che il video vi stia piacendo. A più tardi. Thank you.
in macchina, andiamo a vedere Alex che legge. Eccomi ragazze, sto scendendo dalla chiesa, sono le 11:30. Guardate che bello. Sta chiesetta è proprio vicino a casa nostra ed è veramente in alto, è veramente stupenda. Ed è dove faremo i battesimi ai gemelli. Comunque mio marito ovviamente è rimasto in chiesa. Alla fine torneranno a casa tra un tre quarti d'ora, quindi io vado a casa così faccio la pappa insomma ai gemelli, anche se è solo da aggiungere la pastina, ma insomma devono mangiare tutti e due, è orario, e quindi vado un po' prima. Alex ha letto, è veramente bravo, mi fa commuovere ogni volta, ma vabbè. E nulla ragazze, ci riaggiorniamo tra poco che arrivo a casa. Allora, buon pranzo della domenica, la pasta con gli involtini di carne è pronta e ha un bellissimo aspetto. Ho messo un attimo a raffreddare la pappa perché ovviamente cucinandosi la pastina era bella bollente. Finalmente ho dei capelli decenti, anche se pur sempre mossi, perché se non li tiro sono così. Qui abbiamo i gemellini, Alex è tornato dalla messa un po' prima oggi, quindi bene così. E adesso mangiamo tutti insieme, quindi buon pranzo della domenica, speriamo che il video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!